sfida epica al Palmitelli, dove gli allievi di Caltanissetta Calcio USA Sport Caltagirone se le danno a son di gol. Finisce 4-3, vantaggio nisseno con battaglia, assist di San Martino e pareggio ospite di Spitale. Poco dopo la Caltanissetta Calcio ritrova il vantaggio con un bolide di Tumminelli. Nella ripresa i padroni di casa fanno tris con Galiano. L'USA Sport accorcia grazie ad una trasformazione di Vitale, poi Galiano firma il quarto gol. Nel finale segna Altamore il 4-3 e dopo l'assedio degli ospiti nei 5 minuti di recupero, l'arbitro fischia la fine. Una sconfitta fuori casa, in casa tra l'altro della seconda in classifica in questo momento per la squadra degli allievi regionali per la nona giornata di campionato, Girone F, ricordiamo, allenati da Mister Di Benedetto. Prima di commentare e parlare un po' di questa partita, Mister Di Benedetto, io come al solito do i risultati di tutto in diretta, infatti diamo tutti i risultati e poi magari vediamo un po' di capire cosa è successo proprio a livello di un po' tutte le squadre che hanno partecipato. Allora, Atletico Gela per Scicli 2-1, Azzurra Modica, Modica Airone 0-3. 3, Caltanissetta Calcio USA Sport appunto 4-3, Junior Vittoria Real Gela 2-1, Ragusa Calcio Meta Sport Ragusa 7-3, San Cataldese Gattopardo 2-1, Santa Sofia Licata Real Nissa 1-0. Allora, prima di andare avanti, mister, innanzitutto commentiamo la vostra. La nostra, il risultato parla chiaro, siamo andati a Caltanissetta contro la seconda in classifica, il CL Caltanissetta, abbiamo disputato una buona partita, il risultato dice che è stata una spettacolare partita, infatti un 4-3 è sempre una spettacolare come gara. Abbiamo fatto sinceramente divertire i tantissimi tifosi che c'erano al Palmintelli di Caltanissetta. Tifosi giustamente del Caltanissetta molto cordiali, molto educati. Devo fare anche i complimenti sia ai tifosi che alla società. Dicevo 4-3, partita bellissima. Si è visto sinceramente la forza della seconda in classifica. Una bellissima squadra, una squadra che gioca, ha tentato di giocare a calcio e ci è riuscita. Noi alla pari loro, ma non solo sotto l'aspetto dei risultati, anche sotto l'aspetto del gioco, siamo stati sempre in partita, nonostante il loro vantaggio, siamo riusciti a pareggiare con Antonio Spitale, un ragazzo di Sancono che da quest'anno è qua con noi, 98, ex Real Vicenza, allievi nazionali, giovanissimi nazionali l'anno scorso, che per motivi di lavoro la famiglia si è, diciamo, stabilito qua, quindi gioca con noi. Siamo andati, ha detto, col pareggio, poi abbiamo subito il 2-1 su un errore nostro, sinceramente, ma ci può stare. Abbiamo avuto la forza di reagire col 2-2, abbiamo fatto il 2-2 con Peppe Vitale, il nostro centrocampista, il numero 10 Peppe Vitale. Siamo andati di nuovo sotto per il 3-2 e il 4-2, abbiamo trovato il gol del 4-3 con il rinnovato gol di Ciccio Altamore, che aveva parecchio che non segnava, sinceramente. Abbiamo giocato fino alla fine, risultato finale 4-3, sinceramente giusto, anche perché era una partita che potevamo vincere entrambe le squadre, e hanno vinto loro, onore e merito al Caltanissetta. Mister, guardiamo un po', insomma, gli altri risultati brevemente. Quali di queste partite che si sono disputate nel girone, quindi di questa nona giornata, sono state in vostro favore come risultato? Sinceramente questa è stata Nessuno. la domenica più devastante, perché tutti hanno vinto, almeno tutti, io intendo le squadre che Certo, sono di alta classifica, hanno esatto. vinto. L'unica squadra che abbiamo perso siamo stati noi e il Metasport che ha perso in casa del Ragusa, squadra che tra l'altro incontreremo noi qua a sabato al Pino Buongiorno, quindi era una seconda in classifica, mi pare che era seconda o terza, Terza. e infatti che ha perso contro il Ragusa. Quindi queste, diciamo, le due squadre che un pochettino, però gli altri risultati sono nella norma, il Real Gela ha vinto, l'Atletico Gela ha vinto, il Modica nel derby che dicevamo contro l'Azzurra l'ha vinto 3-0, anche se non nettamente, perché ho sentito l'allenatore del Modica, hanno vinto 3-0 negli ultimi 10 minuti, quindi significa che per 70 minuti la partita è stata alla pari e combattuta. Altri Quindi anche risultati? questa è una bella partita, no? Sì, ma infatti sarò ripetitivo e noioso, anche parlando con i ragazzi ho detto questo è il campionato più brutto sotto certi aspetti, ma è anche il più bello perché ogni settimana, a prescindere dai risultati e dalla classifica, può cambiare Non sempre. si può Quindi mai sapere come giocare sempre, come ho detto l'altra volta, se fosse una finale, non per forza di quella eccezionale, però una finale, di una partita, perché è importante.
Vediamo a questo punto la classifica. Allora, Modica Airone 20 punti in testa, Caltanissetta Calcio 19, Ragusa Calcio Metasport pari merito 15 punti, Santa Sofia Licata insieme allo Junior Vittoria 14, FC USA Sport 13 insieme all'Atletico Gela. Poi abbiamo Real Gela 12, San Cataldese 10, Percicli 9, Real Nissa 7, Gattopardo Palma 5, Azzurra Modica 4. Infatti la classifica parla da sé, ci sono le due squadre, il Caltanissetta e il Modica, che hanno preso un leggero vantaggio, poi tutto il resto, dal Ragusa, che incontreremo sabato noi, che è terzo in classifica, a finire al Real Gela, in 4 punti ci sono 8 squadre, quindi ancora è tutto da giocare. Sicuramente sarà un campionato che nemmeno nel girone d'andata si potrà delineare del tutto, sono convinto che si dovrà aspettare tantissimo, questo ci aumenta ancora di più la voglia di far bene. Benissimo, parliamo quindi del prossimo turno, la decima giornata, Gattopardo, Santa Sofia Licata, Metasport, San Cataldese, Modica Airone, Atletico Gela, Percicli, Caltanissetta Calcio, Real Gela, Azzurro Modica, Real Nissa, Junior Vittoria e partita in casa sabato alle 15 presso il campo Pino Bongiorno contro il Ragusa Calcio. In questo momento, dicevamo, è appunto terzo posto in classifica con 15 punti, quindi vi levate solo 2 punti, in questo momento la vittoria è quasi necessaria però. Sì, mi sa che ci vuole una bella reazione come l'abbiamo avuto quando giocavamo a Licata e giocavamo con la prima in classifica, allora il Vittoria, ci fu la vittoria e il sorpasso in classifica. Cercheremo di lavorare per ottenere questo, ma a prescindere di ottenere la posizione in classifica, è che la cosa che ci auspichiamo tutti, che i ragazzi entrino in campo dando il massimo, come hanno fatto anche sabato a Caltanissetta. Siamo già contenti così, fiduciosi, anche perché abbiamo avuto in settimana la convocazione dei nostri due ragazzi nella rappresentativa regionale degli allievi, guidata da mister Aiello e da tutto lo staff della Sicilia, della Lega. I due ragazzi in causa sono il nostro, diciamo, giocatore più. Perché milita sia nella prima squadra che nella juniores che negli allievi, stiamo parlando di Gabriele Manuello, il nostro numero 10, centrocampista di qualità e di fantasia, e il nostro capitano Ciccio Altamore, diciamo bomber per eccezione. Entrambi sono stati convocati dalla rappresentativa che si è svolta lunedì a Mister Bianco, dove hanno fatto una bella figura. Tra l'altro Ciccio Altamore ha fatto pure il gol dell'1-0 della vittoria della partita, perché hanno avuto un amichevole contro una squadra locale del Mister Bianco. Quindi questo ci fa ben sperare e lavorare anche per tutti gli altri giovani della società. Certo, guardando un po' il prossimo turno, vedo che le prime in classifica giocheranno quasi tutte contro le ultime, quindi mi sa che le vittorie sulla carta potrebbero essere quasi certe per tutte e quindi per voi il distacco numerico, se non vincete, diventerebbe pesante, no? Sulle prime sì, perché le prime sinceramente hanno 2 partite semplici, almeno sulla carta, anche Modica se Airone e Caltanissetta. ripeto, sono convinto che non sarà, nessuno di loro avrà vita facile. E noi abbiamo, come la scorsa, questa settimana, abbiamo avuto gli scontri più importanti, l'abbiamo perso quello di Caltanissetta, vinceremo o proveremo a vincere quello con le Ragusa, tra l'altro del mio collega Massari, Emanuele Massari, che ci conosciamo da una vita, è un grandissimo allenatore, una grandissima persona di calcio, di sport. Benissimo, allora ci aspettiamo questo bel risultato, ma soprattutto ci aspettiamo un bel pubblico. Sabato alle 15 presso i Campi Pino Buongiorno, no? Questo sicuramente, come del resto ogni settimana, devo dire, l'ho detto anche l'altra volta, il nostro pubblico è non solo numeroso, ma anche bello accogliente, Caloroso. come lo è stato, ribadisco, quello di Caltanissetta a sabato, sia come pubblico che come società. Probabilmente mancherà qualche pezzo, intendo a livello strutturale, tecnico, perché c'è Manuello che è infortunato, Altamore che non sarà probabilmente la partita perché ha avuto ieri un problema alla spalla, e qualche altro ragazzo che per motivi di famiglia non sarà presente sabato, ma ho detto oggi questo ai ragazzi, lotteremo lo stesso e chi sostituirà questi, tra virgolette, titolari darà il massimo, e sono convinto che saranno proprio quelli che ci faranno divertire e far vincere la partita. Sarà l'onore, non solo l'onere, di sostituire i titolari. E questo è importante, quando in gruppo sono tutti importanti, questo è fondamentale. Sconfitta fuori casa per gli allievi regionali dunque. Allora, conosciamo altri due ragazzi, vediamo cosa è successo, ci facciamo commentare questa partita. Cosa è successo? Allora, abbiamo perso 4-3, ma è stata una partita equilibrata. Siamo usciti a testa alta dalla partita. E
Era la seconda in classifica, è la seconda in classifica. È la seconda in classifica, ma non si è vista la differenza con noi. Quindi, certo, 4-3 non è un risultato netto, giusto? Quindi no, però, significa che ve la siete giocati bene, per poco, forse cos'è che non ha funzionato, per cui non siete riusciti a mantenere, che so, un pareggio sul 3-3 oppure a far fare quest'altro gol? Ma sono stati gli episodi a decidere la partita, più che altro. Siamo stati pure un po' sfortunati, ma ci sta. Come ti chiami? Antonino Spitale. E la tua, il tuo ruolo? Attaccante. Hai giocato? Sì, sì. Hai segnato fino ad ora? Sì, ho segnato. Quanti gol? Uno. Però in questa partita? Il primo. Benissimo, quindi il primo che ha dato la spinta, anche se poi bisognava fare anche l'ultimo, no? Sì. Va bene, grazie. Invece tu cosa, intanto il tuo nome? Andrea Di Benedetto. E il ruolo? Il difensore centrale. Cosa ci racconti questa partita? Intanto hai giocato, eri in campo? Sì, sono in campo. E niente, praticamente è stata una sconfitta meritata, è stata una partita determinata dagli episodi, soprattutto nel primo tempo, però siamo usciti a testa alta. Come è iniziato? Allora, il primo gol l'avete fatto voi? No, hanno fatto loro il primo gol, 1-1, no, pareggio, 2-1 loro, 2-2, 3-2, 4-2 e 4-3 nostro. Quindi siete riusciti a fare il terzo, però al quarto proprio ormai eravate... Ormai già mancavano pochi minuti, quindi era un'impresa difficile. Però il Caltanissetta Calcio è una squadra forte, no? Sì, è una bella squadra, ben messa in campo, quindi gioca bene. È stata una bella partita. Sì, è stata una bella partita, comunque sì. Benissimo, grazie. E allora la prossima invece contro vi vedrà impegnati contro... Contro il Ragusa Calcio. Cosa pensate di questa squadra? Che è una squadra pure questa forte... Ma ce la possiamo giocare benissimo pure con questa. Questa è la terza in classifica. Sì, sì, la terza. È la terza in classifica, quindi anche questa sarà dura. Sarà dura, sarà un'altra battaglia. Però sarà anche avvincente, no? Speriamo bene. Grazie, in bocca al lupo. Grazie. Non a giornata di campionato per i giovanissimi regionali, una bella vittoria in casa contro l'Atletico Gela. Ma prima di parlare con due dei ragazzi della rosa dei giovanissimi, leggiamo i risultati della nuova giornata per quanto riguardante il girone F. Gattopardo Palma, Santa Sofia Licata 0-1, Ragusa Calcio Sporting Nissa 2-3, Real Gela San Cataldese 1-0, Real Nissa Junior Vittoria 0-2, ha riposato Atena Favara e avete vinto voi contro Atletico Gela con il risultato appunto di 5-0. Allora, tu sei? Napolitano Francesco. Benissimo, il tuo ruolo? Faccio la prima punta nel sport giovanissimo. Allora, hai giocato questa settimana? Sì. Raccontami qualcosa. Allora, siamo partiti già subito in attacco, creando delle difficoltà alla difesa dell'avversario. Subito abbiamo preso due traverse con l'altro attaccante del command, però grazie a un calcio d'angolo siamo riusciti subito ad andare subito in vantaggio. La partita, andando subito in vantaggio, è stata sempre più facile per noi e nel secondo tempo abbiamo fatto gli altri 4 gol e abbiamo vinto 5-0. Certo, 5 gol sono tanti, no? Sì. Come si fanno 5 gol in una partita? Ne hai segnato qualcuno? Sì, ne ho segnati due. Intanto il tuo nome, presentati. Sono Salvatore Cannizzo, sono difensore dell'USA Sport, però sabato ho giocato centrocampista e sabato abbiamo fatto un'ottima partita, abbiamo vinto per 5-0 e usando la testa, stando calmi e nonostante il risultato molto alto, cioè siamo stati sempre con la testa bassa e abbiamo giocato sempre a calcio e abbiamo vinto questa partita. A questo punto vediamo la classifica, vi vede insomma in buona posizione tutto sommato, ancora però ci sono 5 partite, quanto sono 5 prima del girone di andata? Forse 3. Ah, 3? Sì. 3, sì, 3. Allora, Real Gela 20 punti, Sporting Nissa 17, Gattopardo Palma, Atena Favara 16, Ragusa Calcio 14, FC USA Sport 13, San Cataldese Junior Vittoria pari merito 10 punti, Santa Sofia Licata 9, Real Nissa 4 e Atletico Gela. Allora, tu ne capisci un po'? Me la sai dire qualcosa su questa classifica? Sì, credo che in questa classifica noi avremmo meritato un pochettino di essere in almeno due posti in più. Però siccome in queste partite siamo stati anche sfortunati, quindi ormai non possiamo fare più niente. Ma voi però, avete riposato? No, ancora non abbiamo riposato, quindi abbiamo anche questo fattore negativo in più. Spero che nel girone di ritorno avremo più fortuna, perché meritiamo di essere tra i primi quattro posti e andare ai playoff.
Benissimo, questa è una bella considerazione. Ma intanto vediamo il prossimo turno, così ce lo commenta Cannizzo, no? Prossimo turno Allora, Ragusa andremo... Calcio riposa, sì. Atena Favara, Santa Sofia Licata, Atletico Gela, Real Gela, Junior Vittoria, Gattopardo Palma, San Cataldese, Real Nice, e voi andrete a giocare contro lo Sporting Nice, appunto, quindi Sporting Nice USA Sport. È difficile perché gli avversari sono in seconda posizione, ma nonostante tutto conosciamo la squadra e sappiamo che fanno un bel calcio e giocano bene. Quindi conoscete la squadra, sapete che è forte, però voi andrete preparati? Sì, senza nessuna paura, per vincere la gara. Cosa ne pensi tu di queste partite che avete fino ad ora fatto? Qual è stata quella che ti ha entusiasmato di più? La partita che mi ha entusiasmato di più è stata quella là contro il Santa Sofia di Licata, che abbiamo giocato un'ottima partita. E siamo passati in vantaggio e poi ci siamo difesi per tutta la partita in casa e abbiamo vinto per 1-0, però una partita molto importante è stata. E invece a te quella che non è piaciuta? Allora, io... Non è piaciuta perché magari potevate fare di meglio o avete sbagliato troppe sì. cose? Allora, io ho giocato poche partite perché mi sono rotto il polso, però sono ritornato e la seconda partita dopo mi sono rotto il polso abbiamo giocato contro il San Cataldo, abbiamo perso 5-0. Questa partita è stata molto sentita anche nello spogliatoio nei giorni successivi, perché ci sono stati dei fattori che hanno causato la nostra sconfitta, quella a 5 minuti della partita subito espulso il nostro capitano. Quindi già giocare in 10 contro una squadra che sulla carta è forte, quindi ci ha penalizzato. Anche tu sei del parere che questa partita potete vincerla? Sì, io sono del parere che la prossima partita possiamo vincere facilmente perché abbiamo i giocatori anche, cioè se ci mettiamo con la testa noi possiamo battere tutti. Sappiamo che è la seconda in classifica in questo momento, però come dite sempre, come si dice nella società USA Sport, quello che c'è scritto sulla carta poco conta è quello che sono gli uomini in campo, no? Quindi voi tutti che farete il vostro gioco. Certo. In bocca al lupo. Grazie. Grazie. Ancora una volta parliamo di mini basket, abbiamo un altro bel gruppo, uomini, donne, quindi femminucce, maschietti, misti, e vabbè, già sono pronti per diventare tali. Alcuni già ridono per questo. Allora Luigi, intanto spieghiamo un po' come sta andando, abbiamo spiegato la scorsa volta le novità di quest'anno, quindi vi siete trasferiti qua presso l'Istituto Mario Sica. Allora, per quanto riguarda appunto l'andare della situazione, devo dire che la cosa sta andando molto ma molto bene, in quanto addirittura abbiamo anche un gruppo di piccolissimi che vedremo dopo, e quindi stiamo iniziando anche con questo gruppo di piccoli. Loro già c'è qualcuno che già veniva l'anno scorso, quest'anno abbiamo delle nuove entrate come Silvia, Elisabetta, Giacomo, Francesco, e quindi devo dire che siamo arrivati già quasi 20, per un turno già sono più che buoni. Quello che noi stiamo facendo adesso è fare molti fondamentali, quali palleggio, passaggio, arresto, tiro, eccetera, eccetera. Vedo che mi seguono con molta attenzione e quindi sono contento da un punto di vista diciamo tecnico, ma a me interessa più che altro il punto di vista morale, far rispettare le regole, e devo dire che fino adesso ci siamo riusciti, quindi per me è una doppia soddisfazione in quanto lavoriamo in maniera ottimale qua in questo istituto e quindi la situazione migliora. Il turno di questi ragazzi qual è? Il turno di questi ragazzi è il lunedì e il mercoledì dalle 4 alle 5, mentre quello dei più piccoli è dalle 5 alle 6, poi abbiamo un altro turno intermedio che è tra i grandi e i piccoli, che va dalle 3 alle 4, e i grandi che vanno dai 13 anni ai 18-20 anni massimo, che vanno dalle 6 alle 7, quindi siamo abbastanza coperti come turni, quindi non mi posso lamentare. Allora, conosciamoli intanto e poi magari chiudiamo con te per saperne qualcosina in più. Il tuo nome? Francesco. Quanti anni hai? 8. E fai basket da quest'anno, ho capito, no? Sì. Come mai hai deciso di fare basket? Perché è il mio sport preferito. Ti stai divertendo quindi? Tantissimo. Ti piace? Sì. Benissimo, grazie. Il tuo nome? Giacomo. Età? Ho 7 anni. Okay. Hai scelto di fare basket tu? Sì, perché mi piace come sport. L'hai deciso tu però questo sport? Quindi non un altro sport, ma questo perché ti piace? L'hai visto, c'era qualche compagnetto che lo faceva anche? No, no. Quindi l'hai deciso proprio perché ti è sempre piaciuto? Mm. Ti stai trovando bene? Sì. Il tuo nome? Andrea. Quanti anni hai? 7. E tu da quanto tempo fai basket? Da 4 anni. 4 anni? Quindi quando eri piccolissimo. Allora sei un campione già. Sì. Vuoi diventare un bravo giocatore di basket, quindi vincere tanti campionati? Sì. Quindi ti alleni duramente, no?
Sì, in campagna oppure anche il canestro, quello grande. Ah, quello grande, riesci a fare canestro? Sì. Ah, quindi il mister è bravo che ti sa istruire, giusto? Sì. Benissimo, grazie. Il tuo nome? Davide. Quanti anni hai? 7. Perché hai perso la voce? Che sudi, poi fuori c'è fresco, perché ti diverti qui dentro, corri tanto? Sì. Da quanto tempo fai questo sport? 2 anni. Hai scelto tu di fare il basket? Sì. Come mai hai scelto il basket? Perché mi piaceva. Ma ti piace fare canestro? Sì. Ce la fai? Sì. L'hai fatto qualche volta, vero? Sì. Quindi vorresti diventare ancora più bravo, vero? Per questo vieni sempre. Ma i compiti li fai prima di venire? Sì. Il tuo nome? Gioele. Quanti anni hai? 8. Allora, dimmi qualcosa su questo sport. È il mio sport preferito, e sono qui da 2 anni e l'ho scelto perché ci piaceva anche a mia mamma. Perfetto, quindi sei d'accordissimo con la mamma? Sì. E sei bravo? Sì. Ma i compiti li fai? Sì. Quindi la mamma è d'accordo per questo? Sì. Il tuo nome? Nicolas. Anni? 10. Dimmela anche tu qualche cosa su questo sport, da quanto tempo la fai? Sei trovato con... Quest'anno mi è piaciuto. Da subito, ti sei trovato subito bene? Avevi già qualche compagnetto in questo gruppo? Sì, io e Stefano e Andrea. Ah, benissimo, quindi 2 fratelli, per sì. Questo quindi a maggior ragione hai deciso. Pure perché mi piaceva basket. Benissimo, grazie. Stefano, il cognome è Sansone, mi è piaciuto basket. Lo fai da tanto tempo, vero? Sì, da 2 anni. Perché mio padre, quando era piccolo, lo faceva. Quindi hai preso l'esempio del papà. Il papà era bravo? Sì. Quindi quando siete per esempio anche voi, per esempio in campagna, giocate? Sì. E quindi fa fare basket, ti fa fare canestro? Di solito. Ma è più bravo lui o tu? Io. L'hai superato, bravo. Il tuo nome? Elisabetta. Noi già ci siamo conosciute, o sbaglio? Tu hai iniziato quest'anno? Sì. Come mai hai deciso di fare basket? Non me lo ricordo. Perché mi piace tutta la mia famiglia e piace anche a me. Ma dimmi una cosa, non siete in minoranza le femminucce, no? No. Anche se siete di meno vi fate valere, vero? Sì. E siete più bravi? Sì. Perché siete più veloci? Sì. Brava, complimenti. Il tuo nome? Silvia. Anche a te, l'altra volta già ti ho intervistato? Lo stesso, ripetimi come mai hai scelto di fare basket, come ti stai trovando? Io mi trovo bene e ho scelto di fare basket perché è uno sport bello e ho 8 anni. Non pensi che sia semplicemente adatto agli uomini e ai maschietti quindi, no? No. Anche per voi femminucce, vero? Sì. Siete più bravi di loro? A volte. Intanto l'ha fatto una partita ai canestri? Sì. E chi vince? A volte noi e a volte loro. Ah, questo è obiettivo, brava, grazie. Il tuo nome? Emanuele, ho 9 anni, faccio basket da quest'anno, è uno sport molto bello, mi diverto, ho tanti amici, e mi piace perché ci ha giocato anche mia mamma. Quindi hai l'esempio di tua mamma? Sì. Era brava la mamma per quello che sai tu? Che ti sì. Ha raccontato? E ogni tanto ti dice come ti devi muovere, ti insegna qualcosa? Sì, a volte sì, a volte sì. Va bene, grazie. Il tuo nome? Gaetano. Anni? 9. Tu sei molto vivace, si vede, quindi io ti lascio parlare da solo. Ah, ok. Ok, vai. Allora, è da quest'anno che faccio basket, sì, mi sta piacendo. Anche ho fatto altri sport, e questo qua è l'ultimo, insieme a baseball, eccetera. Baseball? E com'è il baseball? Molto bello, perché si corre, si dice, si fa, certo. Certo, la pallina è un po' più leggera. Sì, no, è molto pesante. È più piccola, vero? Sì. Comunque questo è più bello? Ti trovi meglio? Sono tutte e due bellissime. Tutte e due belli. Ti piacerebbe diventare un campione di baseball o di basket? Tutte e due. Tutte e due, quindi vorresti farli tutte e due contemporaneamente, ma non è possibile farli tutte e due, ti devi impegnare per uno. Per ora ti stai impegnando con questo? No, per tutte e due, perché... Ah, anche? Sì, cioè mi sto impegnando. Quindi sei uno sportivo, sei nato? Sì. Vabbè, qua è il secondo giorno che vengo, quindi... Vabbè. Però vedo che sei padrone della palla, quindi ti piace. La prima... Sei bravo. Sì, il primo giorno che sono venuto ho avuto... l'amico là che è stato prima intervistato
E ti sei trovato subito sì, bene. Sì, sì, perché eravamo amici anche da tanto tempo. Ok, grazie. Allora, il tuo nome? Andrea. E ho 8 anni e mezzo e faccio questo sport perché me l'ha detto mio padre e anche mia zia. E già l'avevo detto. Però ti piace, quindi continui a frequentarlo, piace. No? E quando sono venuto mi sono trovato bene. Sì. Lo faccio da 2 anni. Ah, già da 2 anni, quindi anche tu già sei un po' campioncino, vero? Sì. Complimenti. Mi chiamo Mario e questo sport lo faccio già da 3 anni piani. Ah. Mi piace molto. Quanti anni hai? 9. Mi piace molto. Ma hai iniziato a sei anni, hai deciso tu di iniziare con questo sport o già ne avevi fatti altri e non ti sono piaciuti? Ho fatto altri che non erano così belli. Quindi ti piace più questo, infatti lo stai continuando a frequentare. Sì. Riesci a farlo il canestro ogni tanto? Sì. Ci vuole ancora tanto allenamento, dovete crescere e allungare. Grazie. Prego. Luigi, la cosa che certamente risalta è il fatto che ci sono ragazzi che già frequento da diversi anni, invece ragazzi novellini, e tra di loro sono già un gruppo. Significa che veramente socializzano, quindi lo sport per loro è anche segno di socializzazione. Sì, ma anche perché vedi questo sport che è la pallacanestro è uno sport di regole, ragione per cui loro stessi applicano le regole al massimo. Io la regola che do sempre è quella di collaborare fra di loro, perché per andare a canestro bisogna passare, tirare, fermarsi, eccetera eccetera, quindi questo fa sì che loro collaborino. Dal momento in cui collaborano discutono, quindi discutendo fanno sì che si inseriscono quelli nuovi. Devo dire che quest'anno abbiamo avuto un incremento di 7 persone nuove per quanto riguarda il turno che abbiamo intervistato prima. Ho avuto il rinnovo di quasi tutto il gruppo dell'anno scorso, tranne 2 o 3, dopodiché devo dire che sono molto soddisfatto per quanto riguarda appunto l'andamento della situazione. Cosa state programmando adesso? Noi stiamo programmando per adesso un torneo che faremo a Natale qua in istituto, che sarà Natale a canestro, con la partecipazione di squadre di fuori, e faremo un torneo che riguarderà tutte le fasce, quindi la fascia mini basket, la fascia aquilotti, la fascia under 12, la fascia under 15 e poi la prima squadra. Quindi saranno, io penso, una giornata dalla mattina alla sera all'insegna del basket, e penso che dovrebbe essere una giornata bellissima. Tra l'altro faremo poi gli auguri di Natale e passeremo sicuramente un santo Natale. Parliamo del campionato degli juniores allenati da mister Fichera. È un campionato che sta andando benissimo, avete fatto l'unplay, fino ad ora avete giocato 5 partite, tutte e 5 vinte, quindi in testa alla classifica. Ma innanzitutto quello che voi a cui mirate sempre come società è la crescita di questi ragazzi e la crescita soprattutto in campo. Quindi innanzitutto penso che l'obiettivo principale lo state raggiungendo e ve lo dimostrano in ogni partita i ragazzi. Sì, non mi stancherò mai di dire che all'interno del nostro gruppo deve necessariamente nascere una famiglia dove ci siano rapporti che valgono nella vita, rispettando determinati valori che nel tempo stanno venendo a mancare. E, premettendo questo, per quanto riguarda questo, praticamente influisce molto anche ai risultati che dentro il campo noi andiamo ad ottenere. E, tempo fa ebbe a dirle che praticamente ci eravamo misurati con delle squadre mediocre. Adesso martedì è arrivato il mister Bianco che assieme a noi era in testa alla classifica e siamo riusciti a vincere in umiltà 3-0, e quindi siamo adesso capolisti assieme alla San Pio, che è un'altra squadra che milita nel massimo torneo regionale, cioè Eccellenza. San Pio che incontrerete tra 3 settimane in casa, mentre questa, come appena detto, l'avete vinta in casa contro il mister Bianco, invece adesso avrete 2 trasferte fuori casa. Come si prevedono e con chi? Sono trasferte molto difficili. Andiamo la prima settimana, che è lunedì, contro il Trecastagni, squadra che praticamente vince e perde, comunque in ogni caso prende pochi gol, per cui sicuramente sarà abbastanza attrezzata. E l'altra invece è il comprensorio Normanno, che è una squadra di Paternò, una squadra, fa parte di un comprensorio che raggruppa sicuramente diversi paesi, e anche lì è una trasferta abbastanza difficile. Quindi il risultato certamente non si può prevedere, ma cosa ci si aspetta quantomeno? Daremo il massimo per ottenere il massimo.
per ogni partita. E poi, come diceva prima lei, fra 22 giorni esatti arriverà la San Pio e lì staremo vedendo la classifica come è combinata e cercheremo di dare anche lì il massimo per ben figurare. Benissimo, allora a questo punto in bocca al lupo, buon lavoro e ci rivedremo per conoscere anche i prossimi risultati che comunque fino ad ora stanno andando bene. Crepi, grazie, buonasera. Abbiamo già parlato e quindi conosciuto Mister Camuti con la sua squadra che sta affrontando quest'anno il campionato giovanissimi provinciali sperimentale. Abbiamo già spiegato però brevemente, Mister, giusto per ricordarlo, per magari spiegarlo a chi ci sta seguendo oggi per la prima volta, che cosa significa campionato sperimentale? Allora praticamente sperimentale significa che noi utilizziamo ragazzi in questa categoria che prevede l'utilizzo di 99 e 2000 come categoria di appartenenza, quindi giovanissimi, noi invece utilizziamo 2000 e 2001. 2001 sarebbero ancora come appartenenza alla categoria di esordienti. Questo perché? Perché la società ha ritenuto bene di fare giocare i 2001 in questa categoria, diciamo che non è la loro di appartenenza, per cominciare diciamo, a farli abituare in prospettiva del prossimo anno per affrontare i giovanissimi regionali. Anche perché questo è un campionato che non fa classifica? Sì, è un campionato che non fa classifica, ma dico, noi non è che interessa più di tanto fare classifica o meno, noi interessa, ripeto, fare giocare i ragazzi, creare questo connubio tra i nati nel 2000 e 2001, per poi, ripeto, farli trovare il più pronti possibile per il prossimo anno. Però nulla toglie che, anche se non facciamo classifica, il nostro intento è cercare di farli giocare in un determinato modo, abituarli così al clima agonistico che sicuramente è meno negli esordienti e quindi, ripeto, anche in preparazione del prossimo anno. Avete affrontato già 4 giornate, devo dire quindi che si stanno comportando bene, i ragazzi sono andate bene? No? Sì, tolta la prima partita, dico come punteggio, anche perché come esperienza è andata molto bene, quella abbiamo giocato a Torre del Grifo contro il Catania, che schierava appunto tutti i 2001, abbiamo perso 4-2, però diciamo, come prima uscita i ragazzi non si conoscevano più di tanto, non avevamo fatto amichevole, quindi il test ci è servito anche per cominciare a sperimentare posizioni in campo, conoscersi fra di loro. Invece posso dire che nelle altre 3 partite, di cui le abbiamo vinte tutte e 3, ma quello che più ha soddisfatto noi come tecnici e credo anche il pubblico, la società, e il livello di gioco che siamo riusciti a esprimere, molto accettabile e apprezzabile. E adesso la prossima partita? La prossima partita giocheremo a Catania, domenica mattina, se non sbaglio, contro lo Sporting Don Bosco. E quindi andiamo lì per cercare di, quantomeno, di ben figurare. Ecco, quindi... In questo momento in classifica sta andando bene però? Sì, questo dovremmo essere quantomeno al secondo posto, perché il Palagonia che abbiamo affrontato sabato era a punteggio pieno, lo abbiamo vinto 5-3, ma ripeto non è tanto il punteggio, ma ripeto lo abbiamo vinto soprattutto dal punto di vista del gioco, dell'atteggiamento, del carattere, e abbiamo anche fornito una buona prestazione, quindi adesso siamo a 9 punti. Ripeto, anche se non facciamo classifica, ma noi la vediamo sotto questa ottica, la classifica, anche per misurarci con gli altri. Poi alla fine ci toglieranno tutti i punti perché sappiamo a priori che è così, però è comunque un motivo in più per andare avanti. Figurativamente serve, però è normale. Allora, abbiamo qua uno dei suoi ragazzi, diciamo così, ce lo presenta? Sì, lui è Ismaele De Benedetto, è un centrocampista, un classe 2001. Anzi, ricordavo per la partita di sabato, ci tenevo a dire che noi dall'inizio abbiamo giocato con 6 ragazzi del 2001, quindi più di mezza squadra, mentre la squadra avversaria schierava molti 99, quindi c'erano già 2 anni di differenza, però ripeto, sono comportati, lui è stato uno degli artefici di questa bella partita di sabato. Allora raccontaci. Ma all'inizio diciamo il Palagonia stava dominando, però comunque noi poi ci siamo motivati e abbiamo spinto molto e poi le cose si sono capovolte e siamo andati in gol. Da lì poi sono susseguiti i gol del Palagonia, altri gol nostri e alla fine però poi noi abbiamo dominato e strappando la vittoria. E la squadra ha giocato tutta quanta bene e siamo comportati tutti bene in campo, anche se qualche errore l'abbiamo fatto sicuramente.
Questa è una buona preparazione per, come diceva il mister, potervi preparare quindi eventualmente ai campionati regionali, no? Certo, i più impegnativi proprio nel senso. La preparazione tecnica prima ci deve essere per forza, infatti abbiamo un buon mister che ci aiuta e ci prepara. Benissimo, questa è una bella esperienza, no? Molto, molto. Allora, in bocca al lupo, mister, ci vediamo prossimamente. Altrettanto, grazie. Arrivederci.